Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlare di questo tablet. È un tablet di 8 pollici comprato dall'Amazon. Oggi voglio parlare di questo tablet. Allora, andiamo a aprire questa scatola e vediamo di cosa si tratta qui dentro. Allora, qui dentro c'è. Il nostro tablet, io già l'ho aperto. Il link per questo tablet, per chi lo vuole acquistare, lo lascio in descrizione. C'è caricatore di 2 mAh, cuffie. Un caricatore Type-C, il manuale, pellicola di protezione, è una pellicola di protezione, questo è il nostro tablet. Allora, è un tablet che si è certificato con Android 10 al Google Play, dove si possono scaricare tutte le applicazioni normali per un altro tablet. È un tablet di colore rosa di 8 pollici con risoluzione del schermo di 1280x800 pixel. Dopo ha la risoluzione di 1800p Full HD. Dentro questo tablet c'è un processore MediaTek A13 di 1.6 GHz e sono un numero di 4 processori, un 4 core. Qui dentro abbiamo la 3 GB di RAM DDR3 e un hard disk di 4200 giri marchio ATA. Abbiamo una batteria di 5000 mAh. Io l'ho caricato l'ultima volta 8 giorni fa. La batteria dura davvero bene. Ha una memoria di 32 GB. Ho fatto anche un test di Geekbench 5 e qui ci sono i nostri risultati. Abbiamo un punteggio di... Qua abbiamo un punteggio per il single core di 1110 punti. Per multicore di 331 punti rispetto a OnePlus 8 che ha 3270. Possiamo vedere come ha un po' di lag questo tablet quando gira. Adesso vi faccio vedere come è la qualità dell'audio su questo tablet. A me mi sembra un po' scarsa, non abbastanza buona. Dopo l'apertura del case riesco a sentire un suono che mi fa sapere che sono connessi. Allora, la distanza di trasmissione quando siamo... Ciao a tutti, benvenuti sul mio Questo è un slot per la micro SD, questo è un slot per la SIM, però è stato chiuso, magari se tolgo anche questa cosa qui ci va anche il... però non ci penso. Dopo devo notare una cosa, se mettiamo dentro dopo non si può chiudere questo coso qua. Camera davanti è davvero una camera di verde. Anche camera di principale di questa di 5 megapixel è un po' scarsa. Non ci sono qui 5 megapixel. Una
però per costo di questo tablet abbastanza normale. Alla fine di questo video vi voglio dire che il tablet è abbastanza bello, compatto, è ottimo per chi vuole leggere libri, guardare film, YouTube, così prima di dormire averlo con sé in letto. Grazie a tutti quelli che hanno visto questo video fino alla fine. Non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere un mi piace perché mi aiuta tanto. Grazie a tutti, alla prossima. Five, six, seven, eight.